Chi propone la memoria assoluta propone nulla. Mette in crisi il rapporto tra lo storico e la memoria che ha il compito di trasmettere Paolo Mieli nel suo libro I conti con la storia, perché a volte per chiuderli è necessario l'oblio. Dopo i conflitti, le tensioni, per iniziare una fase nuova. L'invito che arriva dal libro e che la vice direttora del Corriere del Mezzogiorno, Maddalena Tulanti, gira ai giovani del liceo Cartesio di Trigiano è: capovolgete tutto quello che avete studiato finora, perché per conoscere bisogna dimenticare. La conoscenza parte da qualcosa che sposta le tue convinzioni. Ma i torti non sono mai da una parte sola. La storia la scrivono i vincitori a danno dei vinti, spiega Mieli ai ragazzi. Ed è necessario capire che non tutto è andato come ci hanno raccontato, nemmeno nell'Odissea. I torti e le ragioni. Alla fine l'Odissea sembra che Ulisse abbia tutte le ragioni. I proci sono dei mari mascalzoni e ha vinto il bene sul male, ma ben riguardare la vicenda e a capire perché si rende necessario l'oblio e fa tutto riconsiderato. Dunque l'importante per conoscere è la capacità di selezionare, che si affina con due comandamenti. 100 è una cifra proibita, perché il 100% della ragione e del torto non sono da nessuna parte, e un uso perverso della memoria sta nel cercare nel passato la conferma alle nostre convinzioni. Quindi la memoria corretta parte dal darci torto.